mio punto di vista da allenatore, senza conoscere il suo passato, è un atleta perfetto, sia come disponibilità, sia come, che come qualità, diciamo la verità. E si è infortunato, lui ha dato la massima disponibilità nel primo infortunio, abbiamo accelerato i tempi, lui ha voluto insieme e d'accordo con lo staff sanitario, ha provato ad accelerare i tempi per esserci contro il Milan, a conti fatti non è stata una buonissima idea. E ha avuto un risentimento dall'altro muscolo dell'altra gamba, che all'inizio è stato minimizzato perché per inesperienza, secondo me, da parte del dottore e per troppa bontà, non ha voluto dire la verità. Ha avuto un piccolo risentimento muscolare anche dall'altra parte e questo l'ha portato a star fuori un po' di giorni. Molto chiaro il discorso, poteva essere gestito diversamente, siamo stati tutti un po' ingenui per non capire l'importanza della situazione. Naturalmente è comportato il fatto anche che ci siano stati altri infortuni nel suo stesso ruolo e il problema è diventato più grande. Però è successo semplicemente questo. Quindi Jovetic per adesso ha sempre dato la sua massima disponibilità. E adesso si sa un po' come sta? Secondo lei c'è la possibilità di capire più o meno la... Ma no, c'è un piccolo risentimento muscolare. Ora è semplicemente questo. Dell'altro muscolo. Poi se vogliamo fare insinuazioni le potete fare, ma non con me, perché altrimenti perché la situazione è questa, quindi mi sono anche un po' di lunga. Se non avessi fiducia non veniva fatta. No, ma non ce l'ho con lei, insomma, quindi la situazione è semplicemente questa. Tutto vero, e quindi tecnicamente la Fiorentina, perché ha pochi punti alla vetta, è da inserire nella lotta per lo scudetto. A livello mediatico credo che non vi debba insegnare nulla, è il vostro mestiere, però credo che sia un gioco. Più si osannano le qualità di una squadra, più qualora questa squadra o questo allenatore possa essere in difficoltà, la curiosità e la risonanza sarebbe maggiore, quindi fa parte tutto del gioco. Allora, la prima è questa, volevo sapere se è sempre un po' speciale affrontare la Samp per te, visti i trascorsi. Questa è una domanda che ti devo fare inevitabilmente. Sì, perché sono stato 3 anni nella prima fase, 1 anno quasi a fine carriera e ci sono particolarmente affezionato. L'altra cosa invece su Ferrara, sul suo collega, quanto lo conosce, lui parlando ha detto Montella mi assomiglia dal punto di vista della pacatezza, allora volevo capire se anche lei ha trovato delle somiglianze o meno con Ferrara e quanto lo conosce. Ma ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo condiviso tante partite da avversari, anche qualche esperienza in nazionale, quindi siamo tutti e due napoletani, lui è un po' più cittadino, più aristocratico di me, sono più provinciale, però c'è stima reciproca anche a livello personale. Come allenatore non so giudicarlo perché non lo so, però come attore è molto bravo. La seconda, torna un attimo alla Coppa Italia, le chiedo quanto è dispiaciuto del fatto che è stato costretto ad inserire 2 big nel secondo tempo per riuscire a portare a casa la qualificazione. Non sono dispiaciuto per niente, sono giù. No, un po' deluso forse da alcuni giocatori? No, neanche, non è facile, bisogna sempre contestualizzare, non è facile quando si cambiano diversi interpreti a prescindere dal loro valore, quindi inserirli in un contesto già collaudato è più facile, inserirli 3 o 4 insieme o 5 è più complicato, quindi c'è anche l'attenuante, c'è l'attenuante del campo, dello stato, della competizione, ci possono essere inevitabilmente meno... Non dico motivazione perché magari chi gioca meno ne ha anche di più, però è l'insieme di tante cose. Si dice anche che dei giocatori della Fiorentina quello che vede di più di tutti la porta sia Munir. Si dice, non ho capito. Cioè, lui la vede la porta, ha giocato meno, però che si intuisce che dei vari attaccanti della Fiorentina, a parte Toni ovviamente è un fenomeno, però di quelli che dobbiamo vedere meglio, forse come la vede lui la porta, non la vede nessuno meglio di Adem per esempio, e forse anche meglio di Jovetic. No, quello che credo debba migliorare, sto facendo fatica a farmi capire con la lingua, che deve pensare di più in funzione della porta e molto spesso non lo fa, quello sì, che poi quando ci pensa fa anche gol, quindi se ci pensasse un po' di più potrebbe fare molto più gol.